Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Buonasera. Che devo fare? Ragazzi, io no. A Roma una volta quando ero in auge mi chiamavano il cardinale, no? L'aveva messo un giornalista romano di grande esperienza, Stinchelli, professor Stinchelli. E quindi ho mantenuto questo atteggiamento curiale, ma poi in effetti è solo di facciata. Poi sono. Volevo dire una cosa, io non devo dire niente, quindi sono a disposizione vostra, dite. Prego, Ozio. Tu sei soddisfatto del mercato di Palermo e soprattutto facendo uscite, entrate, c'è questo tesoretto che poteva forse essere speso meglio. Inizia il tempo. Io sono un po' sorpreso anche da quello che ho visto sul tuo giornale stamattina, sinceramente, che poi i numeri bisogna leggerli e ognuno avrebbe un suo modo di interpretarli. Allora, io ho qui il foglio, noi abbiamo fatto 38 operazioni in uscita e 13 in entrata, a parte i ritorni dai prestiti. Un lavoro abbastanza importante. Il fatto dell'essere soddisfatto, io non sono mai soddisfatto, perché in termine teorico uno potrebbe sempre sperare di far meglio, potrebbe sempre sperare di inventarsi qualcosa di più. In linea assolutamente pratica, credo che sia stato fatto quello che bisognava fare, quello che è stato deciso di fare, quello che è sembrato a noi funzionale a quello che si voleva attuare. Il risultato determina il valore del mercato d'estate, no? Il risultato finale è quello che si fa. Io, quanto riguarda il tesoretto, a parte che i numeri credo non coincidono molto a mio avviso, ma non voglio adesso dettagliare questo. Chiaramente il mercato del Palermo si è chiuso un attivo non così importante come l'ho letto, ma in attivo, ma questo era assolutamente necessario dato il fatto che la retrocessione al Palermo e i conti erano stati fatti anche in estate, costa qualcosa di imponente. Se non si può pensare, come ho letto, che si dovesse prendere tutto il ricavato di un attivo di mercato, tutto il paracadute e tutto questo investito sul mercato, questo era impossibile, impossibile, perché ricordate che i costi più alti della società di calcio è sempre la gestione, il costo del lavoro, e quindi bisogna anche pensare a quello, bisogna coprire anche le spese di gestione che sono ingenti per una società come la nostra che chiaramente ha dei costi importanti anche in Serie B e ha mantenuto, facendo anche dei sacrifici, dei giocatori importanti per mettere a disposizione della squadra. Quindi in linea praticamente teorica dico che si può sicuramente far meglio, ma questo è il mercato. Noi abbiamo fatto 13 acquisti. La domanda è chi prendete oggi, chi prendete domani, chi prendete a gennaio, quindi il mercato è sempre aperto, è una fantasia di soprattutto dei tifosi, però noi crediamo di aver fatto quello che serviva al progetto tecnico che in estate abbiamo impostato.
poi naturalmente questo va tutto verificato dai risultati, dal campo, da come andranno le cose. Io credo che per giudicare tanti giocatori nuovi, una squadra nuova, serva tempo anche alla luce di tutti i contrattempi che purtroppo sono determinati in questa squadra. I contrattempi sono infortuni e quant'altro. Io ritengo che l'organico nel suo complesso, nel momento in cui è totalmente a disposizione del tecnico, sia un organico attrezzato per l'impresa che ci siamo prefissi. Mi rompo, scusami, per completare, la mia domanda non era rivolta, diciamo, al scontato, al tuo operato. La mia domanda nasce dal fatto che, per esempio, il presidente Zamparini ha detto l'ipotesi di andare in Serie B sarebbe una catastrofe, per cui dobbiamo fare una squadra talmente forte da andare, nessuno ti dà la certezza evidentemente, ma che abbia grossissime possibilità di andare in Serie A. La domanda è: con quello che si è speso, con quello che si è fatto, con quello che la società ti ha messo a disposizione? Io ripeto, ho già risposto a questo. Ritengo l'organico, quando sarà completo, quando tutti saranno a disposizione, sia un organico che, cioè, io faccio un esempio più calzante, ho vinto il campionato a Bari e Siena entro 5 anni, questa squadra è più forte del Bari e del Siena, questo organico, diciamo, ecco. Ernazzo Corradini. Sì, due domande, per esempio. La prima su Hernandez, direi che per la prima volta da quando c'è Zamparini, il giocatore che può andare via e invece viene trattenuto, mi sembra una novità. La seconda, vorrei anche che tu dicessi qualcosa su Gattuso e su quello che diciamo il signor Pinto che rischia a Paolo. Io credo che da un mese, se voi avete un po' seguito, che ripeto come portavoce, diciamo, dei movimenti della società, Hernandez e Sorrentino non li avevamo mai offerti a nessuno, cioè non abbiamo trattati, chiaramente abbiamo ascoltato offerte, questo fa parte del mestiere, però soprattutto negli ultimi giorni di mercato ho detto attenzione, ogni ora che passa avvicina Hernandez al Palermo, perché è impossibile fare un'operazione di questo livello, sia patrimonialmente che soprattutto tecnicamente, in pochissime ore, in pochissimo tempo. La sostituzione di Hernandez era il nostro più grosso problema, quindi a parte che le offerte che sarebbero pervenute le ho lette svariate, ma insomma nessuno si è avvicinato alla realtà, non era poi così importante per giustificare una cessione di certo genere. Ma al di là di questo, anche se bisogna sempre rispettare il denaro, bisogna rispettare soprattutto la finalità che abbiamo, cioè quella di salire, e credo che nelle poche ore che erano rimaste, nei pochi giorni che erano rimaste, insomma, sostituire degnamente Hernandez, non avevamo i soggetti giusti per poter ovviare a una partenza così, così importante. Ora, è chiaro che Hernandez è un ragazzo giovane, è chiaro che i suoi agenti hanno fatto di tutto per spingerlo e per spingere la cessione, però credo che Hernandez, adesso passata la delusione magari di un ritorno in Serie A, possa capire che non è giusto che guadagni lui, che guadagni il suo agente, che guadagni il Peña, che guadagnino tutti e ci perda solo il Palermo. Soprattutto ci perde il Palermo dal punto di vista tecnico, questa è la cosa più importante. Cioè questa operazione è un atto, soprattutto nei suoi confronti, di stima e di merito per quello che lui sappiamo può dare. Il mondiale si può conquistare anche giocando in B, avendo a disposizione la piazza di Palermo. Quindi Batistuta l'ha fatta a Firenze, abbiamo detto più volte, è andato al mondiale. Hernandez, facendo bene qui, può tranquillamente giocare nella nazionale uruguayana. Soprattutto i compagni lo vogliono, sanno che può dare qualcosa di più. E quindi mi auguro che, passato il momento di delusione, naturalmente sia l'Hernandez che abbiamo visto l'altra sera con la fascia di capitano, assolutamente positivo, a disposizione della squadra. Per quanto concerne le voci di Gattuso, ma innanzitutto
si dice Gattuso rischia, poi ho letto Liverani rischia, oggi ho letto Di Francesco rischia, quindi il rischio ormai è una come dire, una, generato e generato dal sistema, no? Perché viene alimentato, viene provocato, fa parte del nostro modo di parlare di calcio, nel nostro sistema Italia, nel nostro campionato, dove si vivono delle tensioni enormi, incredibili, e quindi non appena ci sono un paio di risultati stonati o presunti tali, subito si parla di rischio per più soggetti. A noi interessa naturalmente l'argomento nostro, quello del Palermo, io direi che bisogna analizzare con grande attenzione le cose. A parte il fatto che stabilità e continuità sono alle basi di una qualsiasi impresa che si voglia fare, analizzando il lavoro di Gattuso, che io ho conosciuto calciatore, l'ho ricordato tante volte da avversario, sempre corretto, anche se duro, sempre sorridente a fine gara, sempre teso con la giusta tensione prima della gara. Da allenatore l'abbiamo conosciuto, ci è piaciuto il suo programma e gli è stata data questa responsabilità. Questa responsabilità lui la sta portando avanti, affrontando con grandissimo entusiasmo, con grandissima passione, con grandissima professionalità. I meriti di aver creato un gruppo straordinariamente solido e compatto, anche tra i giocatori meno utilizzati, questo è indiscusso. Aver cementato il rapporto tra squadra e staff, che l'anno scorso è stato inizialmente all'origine del disastro del Palermo, perché le problematiche di Sannino sono nate dalle divisioni tra i vari staff. Ecco, questo è stato non solo evitato, ma invece è diventato una componente forte del suo modo di lavorare, del suo modo di essere. E dico che tutti sono pronti a lavorare bene per Gattuso, a lavorare con entusiasmo per Gattuso, a condividere ogni momento con Gattuso. Questo è un grande risultato già, che può portare naturalmente anche a miglioramenti sotto l'aspetto invece dell'identità di gioco, che sicuramente non abbiamo ancora ottenuto, perché l'abbiamo visto a Modena, era meno facile parlare invece nella partita con l'Empoli, dove per carenza di elementi si è dovuto un po' ricorrere a momenti di emergenza, e quindi è molto ingiudicabile anche per il fatto che non giocare un'ora in dieci contro uno degli avversari più importanti del campionato. Il destino ha voluto che nelle prime 10 partite di campionato noi facciamo 6 fuori e 4 dentro, nelle prime 6 facciamo 4 fuori e 2 dentro, e naturalmente ci sono delle difficoltà, cioè, incontriamo squadre forti, più o meno dichiaratamente tese a ottenere il nostro stesso risultato, e certamente però dobbiamo ricordare Modena, abbiamo fatto un buon primo tempo, meno bene il secondo sicuramente, il gol preso negli ultimi minuti, e con l'Empoli insomma, giocare un'ora in dieci non è sicuramente d'aiuto per nessuno. Sicuramente ci aspettiamo miglioramenti sul piano del gioco, della manovra, ma io credo che con una squadra talmente rinnovata, con tanti giocatori nuovi, con un allenatore nuovo, sperare in un'immediata riuscita di un progetto tecnico, secondo me è un po' azzardato, è ottimistico. Io credo che, visto l'applicazione che mette lo staff, che mette lo stesso Gattuso, e il fatto che viene seguito in maniera assolutamente dedita dai suoi uomini, credo che questi progressi arriveranno presto. E parlo alla vigilia di una trasferta che è assolutamente difficile, no? Perché Padova intanto è stato messo sull'avviso del campionato cadetto dalla sconfitta interna con Trapani, quindi non ci aspetteremo il Padova che ha affrontato il Trapani speranzoso e bellicoso, ci aspettiamo un Padova molto più accorto, che nel frattempo ha anche preso dei nuovi giocatori,
e quindi mentre noi siamo un pochino oggi, non dovessimo sapere chi schierare, non lo sappiamo, sinceramente, non lo sappiamo perché dobbiamo valutare le condizioni dei giocatori che sono in bilico dal punto di vista fisico e non sappiamo chi recupererà, e tra l'altro pur recuperandone qualcuno non sarà in uno stato di forma ottimale, perché ovvio sarà appena al rientro. Fatto su questo, però ci contiamo su una prova di carattere, su una prova di unità, su una prova gagliarda sotto il profilo almeno naturalmente della volontà di far lottare questa, di superare questo momento molto difficile, non dico inaspettato, ci aspettavamo una difficoltà, ma certamente complicato da tante problematiche, squalifiche, infortuni nazionali. La Serie B mette il paletto a 18 giocatori e poi vieta il rinvio quando uno ha 5 giocatori nazionali. Sono un po' le incongruenze di questo, però bisogna accettarlo perché è così e vale per tutti, e quindi dobbiamo stare alle regole, indubbiamente. Abbiamo preso due ragazzi per fare un investimento sul futuro, ma direi anche sul presente, visto la loro qualità. Però uno naturalmente è il centravanti dell'Under 21, acquisto molto sottovalutato, io spero che possa questo ragazzo in breve tempo presentarsi in modo migliore, perché l'anno scorso i centravanti dell'Under 21 si chiamavano Immobile, Destro, non so chi altro, quindi speriamo che vada in questa scia. Però Bellotti naturalmente anche lui è nazionale, quindi out per Padova. Per quanto riguarda Verre, è convocato per la prima gara, non sappiamo se sarà convocato anche per la seconda gara, quindi ci sarà la possibilità, se non è convocato per la seconda, che possa raggiungerci venerdì dopo la partita di Lugano contro il Belgio, no, mi sbaglio, una partita di Lugano, non ricordo l'avversario, possa poi raggiungere la squadra sabato e aggregarsi per gli allenamenti, essere a disposizione domenica. Certamente un ragazzo che arriva all'ultimo momento. È un centrocampista che abbiamo voluto perché, su richiesta del mister, perché è un centrocampista diverso come caratteristiche da quelli che abbiamo attualmente in forza. È un ragazzo che tutta la Serie B voleva, per il quale l'Udinese nell'affare Benatia ha dato una valutazione di 2 milioni e mezzo della metà, quindi assolutamente uno dei giovani di prospetto migliori del nostro campionato e delle nostre giovani speranze. Pannini, Vitale, poi Gatto e Ofus. Allora, Gatto diciamo conferma effettivamente la coerenza dimostrata di tenere Sorrentino Fernandez, come avete detto sin dall'inizio. Io però voglio fare una domanda per Gonna un po' più articolata. Intanto, quanto sei contento di tenere con giocatori che devono essere due leader, ma che hanno chiaramente fatto capire Fernandez, di considerare questa verifica come, come dire, non proprio una loro priorità, mi pare che l'abbiano fatto. È completo. Nella scelta che hai fatto entro proprio sul piano tecnico, sulla ricostruzione della squadra, mi pare che avete chiaramente scelto di puntare su due giocatori come Dybala e Hernandez in attacco, tant'è vero che non avete potuto prendere nessun altro attaccante italiano di maggiore esperienza, fidando sulla loro, come dire, esplosione. Esplosione che, perdonami, mi pare che ad oggi non sia ancora avvenuta. Quando consideri un rischio il fatto di puntare su due giocatori che non sono degli esperti della Serie B, ma sono due campioncini che ancora non hanno, diciamo, dimostrato. Ma scusa, un giocatore che ha la richiesta di Hernandez è un giocatore che non è esperto, un giocatore. Scusami, le richieste, interessa. Ma voglio dire, ma scusa, come fate a dire, io non sono d'accordo, come fate a dire che Hernandez non è un valore aggiunto in qualsiasi categoria e in qualsiasi squadra? Deve dimostrare se siamo d'accordo tutti o no, oppure pensi che ma io credo che Hernandez lo conoscete meglio di me, penso che discutere il valore tecnico di Hernandez sia impossibile. Il valore tecnico, discuto la personalità e il carattere di due ragazzi 19-30 anni al quale vengono affidate le responsabilità di una squadra. Allora, scusate, tu puoi rimanere, io ho risposto, per vincere subito qualsiasi squadra, le 21 altre squadre di Serie B vorrebbero Hernandez. Le 21 altre squadre di Serie B posso non essere d'accordo con te, ho risposto, non sono d'accordo con te su Hernandez. Su Dybala credo che sia un altro giovane assolutamente in grado di reggere
il confronto e di fare la sua esplosione in B. Non mi pare che in queste due partite Dybala sia stato un problema. Credo che farà sicuramente meglio. Voi mi volete far dire che bisogna prendere l'esperto di categoria. Noi, siccome diamo retta anche nella costruzione della squadra a quello che l'allenatore dice, perché se non lo facciamo prevarichiamo le scelte dell'allenatore e allora siamo una società che non fa parlare l'allenatore. Se diamo retta all'allenatore non dovevamo dargli retta perché dovevamo prendere i giocatori esperti di categoria. Io credo che noi abbiamo fatto queste scelte, credo che con l'Afferty di Bala Hernandez e l'aggiunta adesso di Belotti, che è un ragazzo di giovane di prospettiva, che ha caratteristiche anche lui diverse dagli altri tre, siamo attrezzati in attacco per reggere questa cosa. Ma questo è quello che credo io. Dopo non è che tu mi puoi dire, cioè, non è così, non sarà così, ma io devo pure esprimere il mio parere, no? Se tu mi dici che Hernandez, io non posso dire, non posso, no, scusa, io posso dire la mia, tu mi hai fatto una domanda, io ti rispondo e dico, secondo noi Hernandez in questa categoria è un valore assolutamente aggiunto. Sorrentino non c'è nessun problema, non ha, Sorrentino è, ma sicuramente, ma Sorrentino non è stato mai un caso, perché Sorrentino è un giocatore che è venuto a gennaio, la società ha investito su di lui molto e purtroppo siamo andati in B. Sorrentino non ha mai detto io voglio andare via da Palermo perché non mi piace Palermo, non sto bene quando incontro Vannini o Perinetti. Sorrentino ha detto guardate, io ho una certa situazione familiare, se capita un'occasione che mi avvicina al nord ai miei problemi familiari tenete presente la mia possibilità di trasferirmi. Siccome non si sono verificate le condizioni, Sorrentino è abile al ruolo, sta assolutamente tranquillo di giocare con noi, di fare il meglio per noi, quindi non esiste Sorrentino. Hernandez, l'abbiamo detto prima, certamente il ragazzo più giovane, la delusione di lasciare la Serie A nell'anno del Mondiale certamente gli pesa, sono sicuro, però sono sicuro che è anche un ragazzo che una volta che si riavvicina al calcio giocato supera ogni problema, una volta che calca il campo verde riprende il suo entusiasmo, una volta che i compagni gli testimoniano il loro affetto ma soprattutto la loro stima, credo che Hernandez riprenderà il cammino e ci darà una grossa mano. Devo dire che Hernandez, l'ho detto come battuta, ma insomma Hernandez deve anche ricordare quello che ha fatto il Palermo per lui, quando dico tutto uno gioca per se stesso, deve far bene per se stesso, perché tutto quello che fa bene per se stesso giova a lui, deve rispettare una città che lo ha accolto da ragazzo in maniera esemplare, una società che ha investito su di lui, lo ha curato, lo ha lanciato e lo ha difeso in ogni situazione e momento, e credo che siano queste sono considerazioni che poi deve fare. Qualcuno invece gli ha detto arrivederci grazie, non sei adatto a giocare a calcio e ti ha mandato via. Noi gli abbiamo detto no, vieni qua che ti curiamo, ti sistemiamo e ti facciamo giocare a calcio. Credo che questo alla fine peserà nella sua considerazione al di là della delusione momentanea. Vitale? Dietro lei ha in parte risposto, quindi sull'argomento Gattuso, quindi in caso di sconfitta Gattuso non rischia. Fabrizio, mi devo ripetere, il rischio è il nostro mestiere, è creato ad arte, è creato da noi stessi, è creato dentro la società. Vorrei rispondere. Sì. Il rischio, ho detto, è un qualcosa che nel nostro sistema è stato creato e aiuta a mantenere l'info a questo sistema, perché la suspense, il dubbio, ho letto oggi tre allenatori sono a rischio. Ho letto Gattuso, ho letto Liverani e ho letto Di Francesco, che ha vinto il campionato da Sassuolo. Quindi voglio dire, comunque si parla di situazione a rischio, il risultato è sempre sovrano. Io credo, per le considerazioni che ho detto prima, che Gattuso non rischi nulla, perché il suo modo di affrontare la competizione, il suo modo di approcciarsi ai problemi, all'emergenza anche, il suo modo di trascinare comunque il gruppo in un certo modo, l'affetto e, posso dire, proprio la convinzione con cui i suoi giocatori lo seguono, al di là dei problemi che abbiamo detto ci sono per trovare questo modulo, questa identità di gioco, quello che volete, mi fanno capire che al di là, diciamo, delle difficoltà della partita, di rischi per Gattuso non ce ne siano. Poi siamo qua,
e vedremo cosa succede. Questo dovremmo un attimo fare una seconda domanda. Sì. Però chiedete, non trova strano tutti questi infortuni di questa stagione? Ma che noi abbiamo, a parte che guardate, abbiamo fatto un'analisi ovviamente degli infortuni che sono un attimino da valutare, no? Però sia quello di Muñoz sia quello di Barreto sono infortuni non propriamente muscolari, sì, hanno una poi connotazione muscolare, ma vengono da movimenti fatti quasi in contrasto o quasi da trauma. Da Prelà ha messo il piede in una buca, non è che poi tutti sono infortuni riconducibili alla preparazione. Certo, una cosa è vera, noi abbiamo fatto una preparazione durissima, si è lavorato tantissimo. Ed è chiaro che la squadra, rispetto ad altre squadre che hanno scelto altri tipi di preparazione, come spesso accade in B, non può volare, sia per struttura morfologica dei suoi componenti, sia perché questa preparazione è stata piuttosto dura, piuttosto intensa e tesa a raggiungere l'optimum fino alla fine del campionato e quindi a dare benzina per essere pronti fino alla fine. Io voglio sapere innanzitutto, oltre a sapere il primo Hernandez che sono rimasti qui, Palermo secondo me ha dimostrato di essere forte anche sul caso Garzia. Ecco, intanto vorrei capire se ha parlato col giocatore dopo la decisione, magari capire cosa che l'ha spinto particolarmente a non rientrare. Ma io con Garzia credo che la società, mi fa piacere mi fa questa domanda, veramente stavolta abbia dimostrato una certa coerenza ma anche una certa determinazione nel difendere patrimonialmente il suo patrimonio sicuramente, ma soprattutto la sua immagine, perché non si può accettare che un calciatore che l'anno scorso è stato fischiato ingenerosamente, ma noi l'abbiamo sempre tutelato, un giocatore che l'anno scorso, ricorderete molte interventi in favore suo per dire no, non si fischia chi si impegna, era diretta Garzia, un giocatore che denuncia un fatto strano che può mettere non in cattiva luce la tifoseria del Palermo, la tifoseria del Ultra o chi che sia, ma addirittura una città, il comportamento della città che invece è stata sempre assolutamente civile nei confronti dei suoi calciatori, non si può dire sono venuti due incappucciati sotto casa, mi ha detto di andarmene, quindi io sono libero, perché abbiamo dimostrato che era un fatto assolutamente strumentale, abbiamo dimostrato che non era vero nulla, perché naturalmente il calciatore dopo quell'episodio ha ammesso che sia avvenuto, comunque può darsi che due buon temponi abbiano fatto anche qualcosa, o due magari non buon temponi, o due ragazzotti che non hanno niente da fare quella sera, abbiamo anche potuto fare questo, ma certo non ha inficiato né la sua professione, che lui ha sempre lavorato qui e nessuno gli ha mai dato fastidio. Lui ha sempre giocato, certamente esponendosi a critico o consenso, però ha sempre potuto giocare, tant'è vero che la stampa, vi ricordo un articolo di Vannini in questo senso, puntualizzò dal brutto anatroccolo diventato principe, quindi è stato reso anche merito per aver superato dei momenti difficili con una certa determinazione e merito suo. Io ho detto al padre e al procuratore in un incontro, tu non mi puoi venire a dire che Palermo ti ha trattato male, non puoi farne un elemento per disgregante nel nostro rapporto, quando tu venivi qua al Votrente Onorato a cucinare per i giocatori in gran allegria e a fare le grigliate dove lui sceglieva la carne e cucinava la carne. Non mi sembra questo il clima di terrore verso la famiglia Garzia. Allora, quando siamo riusciti a allenare questo, siamo stati molto attenti a seguire l'evoluzione, perché avevamo fatto già un esposto alla FIFA dicendo attenzione, non è vero niente, qui è un fatto strumentale, si cerca una triangolazione comoda in una nazione sudamericana per poi poter ritornare in Europa pulito e quindi a zero euro. Siccome abbiamo seguito il tutto, siamo stati attenti a vedere cosa faceva il Werder Bremen, abbiamo avvisato il Werder Bremen, abbiamo mandato il nostro emissario lì e c'è stata poi una, finalmente si è ricomposto tutto con buona pace di tutti. Lui giocherà nel Werder Bremen, speriamo giochi il meglio possibile, così il Werder Bremen lo riscatta e il Palermo avrà visto salvaguardati i suoi diritti, è stata appurata la verità che nulla era Palermo colpevole di qualcosa nei confronti di Garzia e finalmente
ci vorremmo al limite un indennizzo importante e lui giocherà fuori, dai, pazienza, sarà una cessione come tante altre. Anfuso, Calafiore, Totone, poi se c'è un ultimo. Io tre, mi perdoni se torno di nuovo Fernandez, ma capirà insomma che non parlerà ancora per un po'. Non siete colpevoli, sì. E il giocatore non si è ben capito anche perché ha chiamato in causa la società in maniera importante. Ha detto che la società ha fatto delle promesse, che poi insomma si sono verificate, come lei ha detto, non erano offerte importanti, ma soprattutto il giocatore a luglio è sbugiata per la prima volta il suo procuratore dicendo che non è vero, che dovremmo far Palermo, che invece deve riscattarsi. E poi nell'ultimo giorno di mercato c'è questa intervista che esce fuori. Ora dico, la società è tipo di intervista. Io ho avuto il modo di intercettare fortuitamente alcuni messaggi che le persone vicine o comunque gli agenti vicini al ragazzo cercano di mandare a inviati, a vostri colleghi, per sollecitare le dichiarazioni e le interviste di Hernando. Allora, chiaramente Abel non è che noi lo possiamo premiare per quello che ha detto, però capite pure che un ragazzo esposto a una pressione, una tensione enorme nell'ultimo ore di mercato, sollecitato da molte telefonate di dirigenti o allenatori di altre società che promettevano mari e monti al ragazzo. Insomma, io voglio, non è che lo voglio scusare, però posso capire. Quello che voglio capire è che se queste promesse della società sono arrivate prima. No, ma le promesse non c'è promesse. Noi abbiamo parlato, ma come abbiamo parlato con Sorrentino, ha detto, se ci sarà l'opportunità di farti avvicinare naturalmente a. Scusa Pippo, puoi stare il telefono perché al nord come per i tuoi problemi, lo faremo, ma se non ci sarà ci devi capire. E lo stesso abbiamo parlato con Hernandez. E quindi praticamente forse Hernandez fa più fatica a capirlo perché ha quest'ansia anche del mondiale che ovviamente lo prende molto, però non c'erano le condizioni obiettive perché il Palermo potesse fare una cessione intascando sì qualche milione di euro probabilmente, anche se poi naturalmente a giovarsi c'erano anche altri, erano quelli che spingevano, ma comunque perdere un patrimonio tecnico di quel peso secondo me sarebbe stato un errore, secondo noi sarebbe stato un errore importante, quindi abbiamo tenuto duro perché abbiamo ritenuto fosse giusto così. Per parlare per completare, posso chiedere se ci sarà una multa per il giocatore? Ma no, abbiamo un regolamento nostro interno, quello lo applicheremo perché nessuno può fare interviste non autorizzate, però ecco, sul peso delle dichiarazioni, ecco, io sarei un pochino più clemente perché insomma, era in un momento molto particolare e di molta tensione. C'è un'altra cosa che voglio aggiungere nel tutto, credo che abbiamo fatto anche, il Palermo si è dimostrato società pronta nel momento in cui un giocatore di indubbio valore è stato un po' snobbato da tantissimo, quest'anno c'è stato un grande mercato di portieri, però c'è stato un giocatore che è stato escluso da queste attenzioni. Il fatto che noi abbiamo mantenuto una certa linea e siamo riusciti poi a dargli una possibilità prestigiosa, ecco, ci fa piacere, tanto perché ci fa relazionare con un grande club come l'Arsenal e poi perché dà una grande possibilità a Viviano, che l'anno scorso avrà pure sbagliato qualcosa, probabilmente in atteggiamenti, ma sicuramente non come tecnicamente, perché è stato il portiere che comunque ha contribuito a un piazzamento eccezionale della Fiorentina che fino a 10 minuti dalla fine era in Coppa Campioni. Sì, se non aspetta, ci vuole inserire al massimo una cosa di Hernandez, poi c'era ancora Calafiore e poi tu. Verrà confermata la fascia di Hernandez? Beh, voi sapete che la fascia di capitano è titolare Barreto, credo che sia stato designato lui, quindi quando rientrerà Barreto, poi c'è un discorso di anzianità, no? La fascia di capitano viene anche per il numero di presenze e quant'altro, insomma, quindi poi l'allenatore questo lo decide, però credo che il titolare della fascia mi pare che sia stato. Barreto, dice Munoz, poi in assenza, ecco, di entrambi, in assenza anche di Pisano per la Hernandez. Ecco, no, c'è una gerarchia che non è stata determinata adesso, non è che se no. Salvo, poi Tutone e l'ultima vitale perché c'è. Direttore, volevo chiederle se il mercato ha soddisfatto tutto in pieno, se ha parlato un Gattuso e se è vero che c'è stato qualche screzio con il presidente dopo le dichiarazioni domani della partita con lei.
Ma il mercato ha soddisfatto Gattuso, noi il mercato l'abbiamo fatto con Gattuso. Quindi, a parte che è mia tradizione cercare sempre di fare il mercato insieme all'allenatore, perché mi sembra giusto, se no nascono subito i guizzi. Ma al di là di questo, questo è nato dal primo giorno, dalle prime riunioni a Vergiate e poi in Friuli con Gattuso e il presidente, e Gattuso ha condiviso sempre passo passo le nostre scelte, alcune dettate da lui, alcune dettate da noi, ma sempre condivise, perché fatte sempre insieme. Anche le ultime due, perché Ferrer era un giocatore richiesto espressamente da lui già in estate, poi Sabatini pose il veto perché doveva fare il ritiro con la Roma per essere visto da Garcia, poi una volta che c'è stata la disponibilità a muoversi si sono mosse tante società, siamo contenti di essere arrivati prima noi. E poi dicevi, scusa? Poi è vero che c'è stato un po' di tensione fra l'allenatore e il presidente? Guarda, rispetto ad altri allenatori, io poi non è che l'ho visto, sì, l'anno scorso c'è stato un certo movimento di allenatori, no? Io però qualcuno l'ho vissuto, qualcuno meno. Però quello che c'è di novità, tra virgolette, credo, rispetto a tanti rapporti che il presidente Zamparini ha avuto con i suoi allenatori, qui c'è assolutamente un rapporto diretto e schietto assoluto. Diretto e schietto assoluto. Vannini non è convinto di questo, però purtroppo è così. E quindi dopo quello che si dicono loro, io tante volte neanche lo so, oppure non è che sono presente, diretto e schietto, nel senso che magari se ne dicono di santa ragione, non lo so, per dire, però sicuramente c'è un rapporto quasi giornaliero di confronto, e questo non può che far bene, visto il carattere dei soggetti. Questo non, Vannini, ho capito che vuoi dire, non è solo, ma c'hai una mimica che veramente è eloquente, anche perché ti conosco bene, mascherina, quindi attenzione. No, infatti, vedi che adesso sei tradito, perché tu volevi dire proprio quello, tu volevi dire, ma tanto quello che pensa Zamparini in fondo non lo sa nessuno, lo so, no, sto dicendo, no. Allora, scusate, senti dire tante volte, io ti posso dire, questo è un dato di fatto, no? Non so, per esempio Sannino e, faccio degli esempi pratici, Sannino e Zamparini non si parlavano quasi, o raramente, certamente non tutti i giorni, c'era un'occasione di incontro, come si fa, tra presidente e allenatore, ma non c'era un contatto, penso che quotidiano, con Gasperini il contatto dovrebbe essere forse più frequente, con Malesani, beh, non ha fatto neanche in tempo a avere il numero di telefono, ma il discorso, ti dico, di Gattuso e del presidente, sicuramente c'è un confronto quasi giornaliero e molto diretto e molto scritto. Ora, se poi questo è utile, non è utile, è meno utile, non lo so, ti dico però che non c'è bisogno di intermediari, non c'è bisogno, si parlano assolutamente, questo poi non preserva dei rischi sicuramente, come dicevi tu, come hai pensato tu, ma comunque sicuramente c'è questo rapporto. Prego Luca. Scusate la franchezza, dimmi tutto Luca. Accorto un po' insomma, di cose, tanto un chiarimento, non ho capito se voi avete appurato in effetti le dichiarazioni sono di Hernandez perché ha parlato il giocatore, o le dichiarazioni sono dei procuratori, questo comunque può essere anche una cosa interessante, no? Guarda, ascolta, se io parlo, e se parlo io, e che oggi parlo sempre io, per cui non è che possiamo trasferirle a un altro, io ti posso assicurare che ho avuto modo di appurare che erano preparatissime da alcuni soggetti vicini al calciatore. Comunque, esternate da lui, però sicuramente molto imboccate. Poi ti chiedo come il Palermo, tutto sommato, poi pensa, dico, magari chiamarla strategia è un po' brutta per la parola, però come pensa di aiutare anche Hernandez a ricucire un po' questo stato d'animo suo, questo rapporto con la città, con la tifoseria, e anche risolvere il suo problema evidentemente con questi procuratori che tanto bene ad Hernandez non vogliono. No, vabbè, ma io... procuratore di solito pensa che far guadagnare di più il suo assistito, il loro assistito, sia già una buona soluzione. E certamente non vanno a dire al giocatore per quanto un trasferimento giova più a loro che al giocatore, forse, no? Non lo vanno a spiegare, questo sicuramente.
io credo che noi il rapporto, guarda, io credo che la medicina per Hernandez, forse sarò romantico, forse sarò superato, forse sarò quello che volete voi, però io credo che la medicina sia quella lì, il tappeto verde, il campo verde, dove un ragazzo, un giocatore sempre trova i suoi stimoli di ragazzo che vuole arrivare. Il giocatore certamente pensa ai soldi, il giocatore certamente pensa alla sua carriera, però un giocatore quando ha la possibilità di giocare ritrova sempre se stesso e il motivo per cui ha cominciato, per cui ha cominciato a fare sacrifici. Sarà una visione un po' romantica la mia delle cose, però la prima medicina è il calcio giocato per Hernandez. La seconda è sicuramente la nostra vicinanza e naturalmente ancora più lo spogliatoio, perché lo spogliatoio vuole bene Abel, lo spogliatoio trasmetterà ad Abel i sensi della stima che ha per lui e quindi cercherà di trascinarlo verso la ragione, perché lo spogliatoio è troppo importante, i compagni sono troppo importanti per un ragazzo e credo che loro saranno capaci, prima loro, oltre all'allenatore ovviamente, a riportarlo su una direzione più giusta che sia utile per lui. Fermo restando che poi noi non è che abbiamo mai detto, e questo nella vita poi succederà un giorno, no? Che Hernandez avrà le sue soddisfazioni economiche, di maglia, io mi auguro, in società anche più prestigiose di quelle che hanno cercato adesso, quindi un domani col mondiale, con altri, mi auguro che Abel abbia l'opportunità di giocare in grandi club. Sul discorso sicuramente dirò delle cose imprecise, però su questo frazionamento del cartellino di Hernandez, cioè il 45% del Palermo, 45% del Peñarol, quindi il restante 10 poi rimane a Betancur, cioè il Palermo può intervenire in qualche modo, cioè o è una cosa blindata, cioè è un tipo di no, ma vedi nei trasferimenti ai calciatori sudamericani queste percentuali sono abbastanza usuali, abitudinari. Quello che, no, io adesso non posso entrare nel dettaglio, no, sinceramente, però quello che voglio dire è dimostrato dal nostro atteggiamento, dalla nostra scelta, che queste percentuali sono percentuali relative alla rivendita del calciatore sulla plusvalenza ottenuta tra l'acquisto e la cessione, che però non possono determinare da parte di quei soggetti la scelta, cioè il giocatore lo trattiamo noi, lo teniamo o lo vendiamo noi. Se lo vendiamo dobbiamo riconoscere delle percentuali, ma questo è tutto un discorso diverso, non c'è un contratto dove ci sono più una multiproprietà del calciatore, il calciatore del Palermo, poi se il Palermo ritiene di cedere il giocatore, in questo caso non l'ha ritenuto, dovrà riconoscere percentuali, ripeto, sempre sulla plusvalenza relativa. Quindi è un discorso articolato, ma è un discorso che lascia libero il Palermo di decidere se utilizzare il calciatore, venderlo, quando venderlo e quant'altro. Vitale rinuncia all'ultima, la fanciulla ed è proprio. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.